Oh, ne abbiamo parlato tante volte. Cos'è questa? 2 giorni prima di Roma-Napoli. Allora, ci stiamo preparando. Come sempre in camera c'è molto disordine, essendo presente Michele Rapolla. Poi abbiamo anche un bomber che si sta scaldando, non è ancora pronto, non sa ancora che cosa deve fare, non sa perché respira, ma è lì. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare battere il Napoli. Scusa, ce l'abbiamo? Secondo me è convincente, come fa a dire di no? Ma anche per educazione, poi... Dirà forse, poi non viene. Ma forse secondo me è più un movimento più lungo per mettere X su tutto. Ho fatto il foglietto? Anche fossimo un uomo d'affari. Allora, per riassumere, stiamo andando allo stadio perché la Roma ci ha invitato a vedere Roma-Cagliari, che è una partita per noi importantissima perché mancano 2 giorni a Roma-Napoli della YouTuber League, quindi compattiamo e ringraziamo di cuore la Roma per l'invito. Vi portiamo con noi e ci godiamo la partita. Siamo arrivati allo stadio, che però non si vede perché stiamo passando dietro, visto che fanno finta loro che noi siamo mezzi importanti, ci fanno parcheggiare dentro. E questa è una cosa molto divertente e comoda, soprattutto per chi non è di Roma, diciamo questo. Parcheggiare dentro all'Olimpico ti permette di non arrivare 4 giorni prima allo stadio, perché non c'è parcheggio, lo so che lo sappiamo, noi che stiamo parlando. La preoccupazione è investire un po' tutti, ma questa è un'altra storia. Tipo questo bambino. Questo bambino preso. Quindi lo sai che un giorno sarai una statua? Beh, molto probabile. Così. Tra l'altro voi non l'avete visto bene, il buon Michi Rapolla sembra in curva sud oggi, guarda. Lui passa ad essere il nostro Paolo Dybala col mancino. Fai un giro a 360, vai, giro del mondo. Ora fammi mezzo squat. È anche comodo. Sembri un panda, sembri. Stiamo per fare la cosa più bella in assoluto, mangiare. Entriamo nel Colosseo e si beve qualcosina, anche se Michele è astemio perché è professionista, io no. Siamo dentro, è una serata speciale per il ricordo di Giacomino Losi in casa Roma. Certo che siete veramente due persone. Vabbè, cioè voi siete qua, possiamo fare un sopralluogo allo stadio, al campo, e voi state qua. Io dico sopralluogo al campo. Andiamo al campo, dai. È arrivato il pullman della Roma, infatti è sceso Pechini, è sceso Raid, sono scesi anche Sic e Claudio. Siamo riusciti a recuperare tutta la squadra. Piano piano, Raid, il Bosco, Claudio, che fanno cose poco etero, Prince, Beck, Sic, quanto sei... Sic, ma i capelli? Che è successo? Sembri. Sembro te. Mamma mia. Prendi spunto da Peck. Quando vedi che il ciuffo è lungo, lo tiri indietro. Guarda che bell'uomo. O prendi spunto da Rapolla, che è questa roba qua. So ragazzi, bisogna capirli. Signori, io pensavo di aver visto tutto. Antoine con la velata. Bellissimo. Ma poi, cioè, quando è che ti sei messo a vendere gelati? Ma perché sai com'è? Quando c'è bisogna averci un po' di eleganza, no? Il nero fa un po' contrasto. Bellissimo. Colvino in mano, Claudio. Chi difende su Crispo? Ervino. Che vi conviene bere prima. Che poi queste scale con l'inno della Roma scritto. Non male, eh? Adesso sai, facciamo che te. Dai. Andiamo giù in campo. Intanto per... Entriamo? Capito, ci riscaldiamo in vista di mercoledì. Poi dobbiamo convincere Romolo a venire a farci da mascotte. Lo faremo. Secondo me ce la facciamo. La missione continua. Stiamo andando a convincere Romolo. Sono sicuro che ce la faremo. Sì, ma perché da lì ho preparato questa cosa. L'ho già mostrata prima. Poi c'è un fogliettino, gli ho scritto se vuole venire e poi gli ho messo le opzioni. Sì, no, forse. Tipo quando eravamo bambini. Bravo. Puoi finanziare con me. Secondo me lo convince il romanticismo di questa cosa. Beh, per la maglia, per la gente, per la Roma, non male. Dai, Roma! Come fa a dire di no? Ma anche per educazione, poi... Dirà forse, poi non viene. Ma forse secondo me è più un movimento più lungo per mettere X. In ogni caso sono stato in luoghi peggiori. Che bello, eh? Bello qua? Ma siamo molto bello. Comunque la bellezza di questa serata, per la quale ringrazio ancora la Roma che ci ha invitato come squadra, è anche il racconto calcistico, la narrativa che si può dare a questo Roma-Cagliari, perché De Rossi contro Ranieri, e lui lo ha detto anche in conferenza stampa, insomma, ma lo si sa, con Ranieri ha vissuto le due emozioni più grandi da calciatore. Ha sfiorato lo scudetto a Roma nel 2010 e si è ritirato, praticamente insieme hanno salutato nel 2019. E poi stasera che si saluta qui all'Olimpico Giacomino Losi, core di Roma,
come vi ho mostrato prima. Insomma, bello bello bello. Poi speriamo che il campo ci faccia divertire, ma noi siamo qui intanto per goderci questa esperienza meravigliosa mentre lo stadio si riempie e tra poco entrano anche le squadre. Dai! C'è un problema, siamo dalla parte sbagliata. Dobbiamo, soprattutto tu, devi stare dentro. È vero. In panchina, allenatore Daniele. Ah, che figata. Sensazioni? Emozioni. Sensazioni, Sergione? Diciamo noi, perché non ti hanno annunciato in campo? Perché Dybala c'è oggi, allora faccio fare tutto a lui. Oggi turnover, oggi turnover. Boss, hanno messo Paredes anziché te. Cioè io questa cosa non la capisco, infatti mi sto andando a lamentare. Sarebbe stato easy per il boss. Easy per me. Mamma mia, sempre più brutto Claudio Pellegrini. No, sei colpa, brutto. No. Non è colpa mia se è così brutto. Io voglio bene, ma è brutto. Matteo. Ho i brividi, davvero. È la tua prima volta allo stadio. La prima volta, ho i brividi, la pelle d'oca. Spettacolo. Comunque, oggi, dicevo anche prima giù, è la prima di Baldanzi, quantomeno. È la prima di Baldanzi. Invocato. Io e te eravamo alla finale scudetto primavera tra Empoli e Atalanta. Sì. Per tirare un rigore Paolo Dybala. Intanto passa Sergio. Sei... No, sei. Vai, 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 Sergio. E vedi un po'. Dybala! 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 Dai Edo! Che bel giocatore Edoardo Bove, bel giocatore Edoardo Bove. Bel giocatore, bei capelli. Insegnami. Non ha brutti. Insegnami. Edo, ti prego, guardalo, guardalo. Ne abbiamo già parlato, Edo, guardalo. Dai. Come ne abbiamo già parlato? Mamma mia, regà. Ma... Hai appena segnato il tuo primo gol in Serie A. Il mio primo gol in Serie A. È la prima Serie A. Guarda un po' chi entra! Guarda un po' chi entra! Sei uscito, Miki, sei uscito! Faccelo urlare, Matte! Questo è il mio Baldanzi e non me lo fai urlare! Vediamo, vediamo! Vediamolo! Dai, Tommy! Allora, direi che abbiamo portato bene. Abbiamo portato molto bene. Quindi il messaggio alla Roma è invitateci ogni domenica. Tutte le domeniche. Noi siamo qui, penso che abbiamo fatto gruppo. È una bella occasione per stare insieme, ci siamo divertiti. Abbiamo vinto. E quindi
Grazie Roma. Bene così, bene così. Ci serviva un po' di tempo insieme. Dai. Esperienza che si può ritenere conclusa. Bella, ci siamo divertiti. Ora siamo fuori dallo stadio e il modo migliore per concludere la serata è Game on, si gioca. Attenzione Marconi, col tocco sotto. Che tocco ragazzi.